Snow Cut. Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre vi do seguimi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche mi gruppo Telegram per stare sempre aggiornati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Vi ricordo inoltre di attivare la campanellina per non perdervi ogni mio video e di condividere i miei video se vi può far piacere, se vi fa piacere darmi una mano perché mi aiuta davvero molto. Oggi farò la recensione di Steel Ball Run, la settima parte della Bizzarre Avventure di JoJo, edito Star Comics, prezzo 7 euro l'uno. Qua è diciamo quasi un altro mondo, un altro universo narrativo, perché è ambientato nel 1890 esattamente come fine 900 esattamente come la prima parte di JoJo Phantom Blood, però in un universo narrativo diverso, come se fosse un'altra dimensione, dove il protagonista c'è sempre un JoJo, cioè Johnny Joestar, che è un cavallerizzo di 19 anni che a causa di un incidente a cavallo risulta paralizzato alle gambe e quindi va in America, in particolare a San Diego, dove inizia una manifestazione, una gara a cavallo chiamata per appunto Steel Ball Run, indetta da un magnate, ma in realtà c'è qualcosa sotto. Qua Johnny fa l'incontro di J-Lo Zeppeli, anche questo Zeppeli è un personaggio che ricorre anche lui nella prima parte e non solo nella prima parte, che discende una famiglia di boia del regno di Neapolis, che Napoli, sapete quanto l'autore ami l'Italia, una famiglia di boia che viene scacciato da Neapolis e va in missione per appunto in America partecipare a Steel Ball Run, perché c'è anche qua qualcosa sotto che già quasi all'inizio già si ti fa capire qualcosa, c'è qualcosa che viene spiegato già all'inizio. C'è anche ovviamente Diego Brando, che fa riferimento a Dio Brando, sempre della prima parte, che tutti avranno, non tutti, molti avranno dei poteri stand, quindi siamo già più avanti, siamo già con dei poteri stand, però J-Lo Zeppeli ha la capacità di questa rotazione della sfera metallica, che ha una sfera metallica che riesce a farla ruotare come vuole e crea degli effetti davvero molto forti, molto particolari. La stessa rotazione si evolverà e l'incontro tra lui e Johnny Joestar per entrambi sarà molto molto importante, perché sarà l'inizio di una vera e propria amicizia, ma davvero un'amicizia col cuore. Il finale sarà molto toccante, devo dire, tra i due. È davvero fa vedere come l'amicizia rinsalda tutti i legami, fa superare l'avversità. Stesso Johnny, che era paralizzato, riesce in qualche modo a sopperire a questa paralisi col potere della rotazione. Lui stesso vuole imparare questo potere della rotazione, acquisirà anche lui un potere stand, perché in realtà questa gara, questa Steel Ball Run che viene fatta a cavallo da San Diego fino a New York, quindi attraverso tutta l'America, ha 9 tappe e in ognuna di queste tappe è nascosta una reliquia di un santo non specificato all'inizio, che per noi cristiani a un certo punto sarà palese chi sia questo santo, indetta, coadiuvata con il presidente Stati Uniti in carica, Valentine, che lui stesso ha una reliquia e vuole ottenere tutte queste reliquie, tutte 9 di questo santo, per ricreare un'America nuova, governare l'America, essere il capo indiscusso che decide lui e tutto, però vuole comunque un sogno di pace in qualche modo, però non esiterà a sporcarsi le mani, che fa sporcare le mani agli altri per ottenere i suoi scopi. Queste reliquie in qualche modo scelgono chi vogliono, ti entrano nel corpo e ti donano un potere stand, in particolare Johnny Joestar ha potere stand di questo: staccarsi le unghie attraverso rotazione, spararle come proiettili, farle ruotare, anche lui col segreto che otterrà Zeppeli di una particolare forza della rotazione, anche lui riuscirà ad applicarla a queste unghie. Il suo stesso stand si evolverà in varie forme proseguendo il manga. Ovviamente ci saranno scontri e battaglie tra stand,
molti personaggi, anche Diego Brando riuscirà a ottenere un potere stand. Ci sarà un cameo del vecchio Dio Brando a un certo punto. Questo per farvi venire acquolina in bocca, non vi dico quando. Però qua è molto importante l'amicizia e il legame che si crea tra Johnny e Zeppeli. Quando, prima battaglia finale, soprattutto capisci quando si rivelano un segreto che hanno tenuto nascosto a tutti, ma si decidono di rivelarselo. E davvero capisci il legame che li unisce, due persone che erano estranee fino a un qualche mese prima, davvero creano davvero proprio un forte legame di amicizia, di fiducia, più ancora importante di questa raccolta delle reliquie, più ancora dei propri sogni, creano questi legami perché entrambi partecipano a questa gara per realizzare il loro sogno, quindi davvero fondamentale. Per tutto il manga, questa amicizia, questo legame che si creerà tra i due, e il finale, come ho già detto, è particolarmente toccante. Molto molto bello, mi è piaciuto parecchio dopo l'ultima parte, la 6, che secondo me è stata un po' un calare, un po' miscuglio di buttare dentro Stand con poteri divini a forza, con poteri davvero, soprattutto verso la fine battaglie su battaglie con poteri davvero OP. Qua comunque torniamo all'idea di Stan con poteri che sembrano poco importanti, ma usati nel modo giusto, nell'ambiente giusto, coi tempi giusti, possono davvero diventare devastanti. E soprattutto vediamo che, nonostante Zeppelin non abbia uno Stan, però con la forza della sua rotazione riesce a combattere ad armi pari con chi ha questi Stand. Soprattutto cercare di capire perché sono così importanti queste reliquie, cosa ti possono dare, e ovviamente quando si ha queste reliquie ovviamente c'è un potere molto forte in gioco che chi avrà queste reliquie otterrà. E devo dire che è particolarmente importante, ripeto, il rapporto che si forma tra i due, che secondo me è proprio la parte più fondamentale di questo manga, è la crescita di Johnny Joestar, di questo 19enne che riesce a sopperire a tutte le problematiche che gli ha causate da giovane, che ha avuto un'infanzia davvero travagliata e difficile, lo stesso come Zeppeli, ma molti personaggi hanno avuto un'infanzia abbastanza travagliata e se le portano dietro ancora adesso, quindi tutte le loro scelte, tutte le decisioni sono un po' influenzate dal loro passato, e devo dire, riuscire a superare i loro problemi, con la propria forza, con la propria decisione, cercare di ottenere, realizzare i propri sogni, e a un certo punto fa vedere che il legame, l'amicizia è più importante per appunto di tutto il resto, sia delle reliquie che dei propri sogni. Davvero mi è piaciuto molto, mi è piaciuta molto questa cosa, e devo dire che l'ho apprezzata. Invece di vedere personaggi cinici e spietati che lasciano da parte tutto, vedere invece che l'amicizia conta ancora, ma spesso Hirohiko Araki fa dell'amicizia un punto cardine di tutte le serie JoJo, e devo dire che anche qua non si smentisce, e soprattutto battaglie molto interessanti, molto belle, e ripeto, non è solo poteri stand tra poteri stand, ma proprio appunto questa rotazione che non è un potere stand, ma riesce a eguagliare, se non alcune volte superare addirittura i poteri stand. Devo dire che è qualcosa di apprezzato, perché le vecchie dinamiche della prima serie, non avendo poteri stand, non erano così OP. A un certo punto, le vecchie forze che erano in gioco, quando sono subentrati i poteri stand nella terza stagione, sono state messe molto da parte, erano davvero di poco conto e erano quasi come dare uno schiaffetto. Ecco, invece qua ritorna prevalentemente le vecchie dinamiche della prima serie, ovviamente un po' rinnovate, con le dinamiche delle nuove serie dalla terza stagione in poi, unite, fuse insieme, che riescono a esistere contemporaneamente. Non è che una è troppo più forte dell'altra, ma usate nel modo giusto, sono sullo stesso livello. Io vi ringrazio. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like, iscrivetevi anche a Instagram e Telegram. Noi ci vediamo ai prossimi video.